ancora la 3 giorni per la scuola 2021. Ecco, si è concluso l'evento inaugurale della prima giornata, l'evento nazionale per docenti e studenti dedicato alla didattica e all'innovazione. Accanto a me, un graditissimo ospite, il direttore generale di Città della Scienza, Massimo Cavaliere. Ecco, un grande evento, quello dedicato alla scuola, che si è svolto appunto questa mattina nella nostra sala Newton, che ha avuto comunque un grande seguito e che è, come dire, rappresenta un gioiello per la tradizione di Città della Scienza, che ci fa guardare in modo positivo anche per il futuro di questa struttura. Beh, c'è da dire che questo tocca il nostro DNA, quindi l'evento di oggi è quello che possiamo chiamare ripartenza dopo questo bruttissimo periodo, che però, insomma, tutto negativo non ha avuto, ci ha dato la possibilità di ripensare e pensare meglio dei percorsi che stiamo cominciando ad adottare. Per Città della Scienza questo è uno dei pilastri, quello dei ragazzi, della didattica, della scuola, quindi essere apprezzati dal mondo della scuola per quello che noi possiamo offrire in termini di contenuto, di competenza, è una delle leve che vorremmo sfruttare molto di più anche nel 2022. Su questo, voglio dire che abbiamo già definito delle direttrici molto ben precise, tra cui ciò che è il futuro. Il futuro per noi può essere lo spazio, l'aerospazio, quindi la presenza di un astronauta che ha voluto dare la sua testimonianza, il suo contributo, fa comprendere bene dove si possa deviare in termini positivi la competenza da creare nella scuola, nell'ambito di discipline spaziali che ci porteranno non tra molto tempo sulla Luna e poi magari su Marte. E Città della Scienza ovviamente sarà attore primario su questo. Infatti, le facevo quindi riferimento a quel bel collegamento che abbiamo avuto in sala Newton con Roberto Vittori, che è astronauta dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'European Space Agency. È stato molto apprezzato anche da tutti i presenti appunto in sala. E il ruolo, volevo sottolineare, l'evento che esiste da 20 anni, la 3 giorni per la scuola, promosso dalla Regione Campania e Città della Scienza, ovviamente, che ricopre anche, ecco, per noi di Città della Scienza, un senso di responsabilità nei confronti degli alunni che si apprestano, ecco, a vivere la scuola e poi ad affrontare il mondo del lavoro, appunto, diciamo, sperando, ecco, di avere quella preparazione giusta e soprattutto di avere degli sbocchi e delle opportunità. Sì, questo per noi è sfidante. È sfidante perché oggi i ragazzi di oggi, quelli che sono insomma, in una fascia di età, che è quella della scolarizzazione dalla scuola elementare fino alla scuola superiore e perché no anche oltre, sono molto demanding, chiedono molto di più rispetto a prima. Quindi il fatto che la scuola debba aggiornare i suoi percorsi formativi per i formatori è un fatto, cioè, per cui su questo Città della Scienza deve impegnarsi molto a offrire un contenuto verso non solo quelli che sono i fruitori della formazione, ma anche quelli che sono coloro che sono i docenti per la formazione. Su questo Città della Scienza deve avere un obiettivo molto sfidante perché altrimenti i ragazzi utilizzeranno la DAD un po' per fare da soli e non possono perché hanno sempre bisogno di avere una guida che li porti a un obiettivo che è quello di dare il loro contributo nel mondo del lavoro e della società. Noi su questo avremo un ruolo primario nel futuro e avremo col mondo delle imprese, col mondo delle aziende e col mondo istituzionale delle competenze, oggi specialmente nell'ambito delle transizioni digitali ed ecologiche, al fine di capire meglio, intercettare meglio quelli che sono i contenuti su cui Città della Scienza si dovrà cimentare per poter dare una offerta sempre più adeguata alle richieste della scuola campana e non.
Perfetto, grazie. Ringraziamo per la Grazie sua a voi. disponibilità. Massimo Cavaliere, direttore generale di Città della Scienza. La 3 giorni per la scuola non finisce qui. Oggi è il primo giorno, il 10 novembre, ma appunto ci saranno eventi anche domani 11 e dopodomani 12 novembre. Mi raccomando, seguiteci sui nostri canali social, sul sito di Città della Scienza, www.cittadellascienza.it. Arrivederci.